Cari amici, bentrovati a tutti dalla città di Vieste. Vieste ci ospita per il 30° campionato italiano assoluto di drifting, il grande gioco, il big game. Perché la città di Vieste? Personalmente non potevo non accettare il gradito invito dell'organizzatore in primis, ma coadiuvato da tante altre bellissime menti e braccia, che è Gian Piero Cariglia. Una città favolosa, tanti pesci, tanti team, tanti tonni. Cosa hanno pensato di fare, avendo il privilegio di essere sotto l'egida innanzitutto del CONI, della FIPSAS e patrocinati dal Parco Nazionale del Gargano, ma anche da un importante sostegno logistico, e non direi solo logistico, per la bellezza del posto, che è il Resort Gattarella. Ma qui Giampiero ha il piacere e l'onore di avere i migliori team italiani che si confronteranno per questo podio, dove il primo chi andrà ad indossare la medaglia iridata, la migliore, sarà sicuramente anche poi convocato ai prossimi mondiali curati sempre dal CT Mirko Eusebi. Che cosa dire? Una città stupenda, un'accoglienza straordinaria. Questo resort fa proprio alle mie comode e, diciamo, agiate abitudini, ma vi consiglio di guardare con me queste stupende immagini di una città straordinaria, ricca di cultura, ricca di tanta bella gente e di una costa che fa invidia a tutto il bel paese, credo sia tra le più belle coste della grande Italia. Dopo questa stupenda cartolina del mare, di queste bellissime grotte, della bella e suggestiva cittadina di Vieste, gradirei ancora prima di attendere l'apertura ufficiale, il cerimoniere preparato da Gian Piero Cariglia e i suoi collaboratori dell'ingresso, dell'ufficializzazione, dell'apertura del 30° campionato italiano di drifting, vi pregherei di volare con me, di volare a proposito di volare. Mi consentite un caloroso, personale, anche se vogliamo di parte, saluto a tutti i giovani allievi piloti dell'Aeronautica Militare e un grande saluto a tutta mamma aeronautica, dicevo ai giovani allievi del nostro quarto di stanza a Pozzuoli, ma dicevo di volare con noi sulla fantastica struttura del Gattarella Resort, che sta ospitando sì il 30° campionato italiano e tutti i migliori team italiani, ma è una struttura dove d'estate, non solo d'estate, credetemi, ne vale la pena venirci.
vediamo come stanno messi ad emozione. Bellissimo, atteso? No, tranquillo, speriamo che domani venga giù poca acqua, visto che, dal cielo. Visto che poi il posto a disposizione dal secondo in poi. Ma facciamo primi lo stesso. Come andiamo domani? Beh, andiamo bene, stiamo discutendo solo sulla posizione, l'ancoraggio, non ancoraggio. Però ci proviamo, siamo qua tranquilli. Veniamo dal nord, ma ci proviamo forte. Va. La Lega Navale di Mola. Che farà domani? Domani combatte, la Lega è abituata a combattere. C'è un po' più di spirito tra i team, molto meno antagonismo. Con gli anni speriamo che ci sia una grande bonifica dei team. Ma è anche giusto. Prima della gara sempre amici, in gara nemici. Codice dei toni rossi, domani hanno detto che dal secondo posto c'è campo libero, il primo è occupato. Ci accontenteremo del secondo, siamo venuti giù qua e facciamo suonare ai suonatori qui, questi di casa che vogliono fare i primi, ci lasceranno il secondo, già ci va bene. Primo giorno di gara, con chi era doveroso stare in partenza e fare una prima importante intervista? Con il Deux Ex Machina, con colui il quale vi ho detto che insieme ad altri validi collaboratori ha messo in piedi questo straordinario 30° campionato italiano assoluto di diritti. Giampiero Cariglia, come si chiama il team già medaglia d'argento nel 2013? Aiesolo, sì, il team si chiama Raptuna. E l'associazione Gargano Tuna Fishing Vieste, organizzatrice di questo grande campionato. C'è il Gotha del drifting mondiale qui, perché l'Italia siete il team da battere anche ai prossimi mondiali in Argentina. Nando, t'ho già detto l'altra volta, non è Argentina, è Brasile. Maradona. Maradona, quello del pallone, però non quello dei turni, quello vero. Dicevo in Brasile, hai ragione. Sì. Chi vincerà questo italiano? Questo italiano, io spero che, vabbè, il primo è assodato, ormai non ce l'è per nessuno, detto agli altri. Non ti fare debiti, assolutamente, cioè, non è che a casa i suonatori vengano a suonare la serenata, però ci daranno un po' fastidio come qualcun altro già ha cominciato a darci nei fianchi ieri sera. E vedremo il secondo e terzo posto chi se la giocherà alla tanti bei team, veramente lode a questa intelligente organizzazione, precisa, chirurgica. Il tempo non è proprio dei migliori, ma i torni sapranno dare grande risposta. Forse oggi sul panorama del Mediterraneo questo è uno degli spot, diciamo, forse il migliore. Secondo me è più bello, perché vogliamo dare un numero per gli amici a casa, quanti strike conteremo tra due 30, giorni? 32 barche. 200? Sono 10, io penso un 150-200 strike, sì. Questo sarà il 30° campionato italiano. Guardiamoci la partenza e poi seguiamo i tanti strike e per quanto possibile conosciamo tutti i team. Grazie Giampiero. Grazie a voi. Potete iniziare a posizionarvi. Chiamerò io fra mezz'ora le posizioni, forse anche un quarto d'ora, 10 minuti, le posizioni per prendere i rilevamenti. Grazie. Quindi in buona sostanza che succede? Orlando Maggi, direttore di gara, ha dato l'ok affinché tutte le imbarcazioni possano recarsi dove hanno strategicamente pensato di posizionarsi. Tutti i team lavorano, pescano, gareggiano con uguale condizione, una sorta di vera par condition, e quindi che vinca il migliore, e da qui a un attimo il direttore di gara darà l'avvio. Lo seguiremo, dopodiché andiamo a seguire tutti i team.
volge al termine la prima giornata di questo 30° campionato italiano di drifting. Una giornata che potremmo chiamare una mezza giornata, perché a poco più di 3 ore qualcosa il direttore di gara per la sicurezza, e su questo ha fatto benissimo, ha dovuto interrompere la gara. Quindi un campo di gara che, nonostante le condizioni non proprio favorevoli, un bel mare formato, corrente forte, ha fatto registrare qualcosa come 60 strike in poco più di 3 ore. Quindi un mare che ha dato grandi risposte. Vedremo dopo le operazioni di rito, i team adesso in attesa con grande goliardia, mi piace questo spirito che hanno tra loro, hanno consegnato quanto messo insieme dai giudici di ogni barca aveva il suo ispettore di bordo, ai giudici federali che stanno misurando i terminali, stanno ai dinamometri controllando i carichi di rottura delle lenze, dopodiché visione dei supporti video su cui sono state appunto immortalate le varie misurazioni di pesci e regolari rilasci degli stessi, dopodiché avremo a conclusione di questa una prima graduatoria provvisoria di questo primo giorno. Vediamo chi sarà in testa, dopodiché una bella sicura cena di gala a questo stupendo Gattarella Resort, e quindi aspettando domani mattina andiamo a cena. Quando volutamente ho detto no soltanto Orlando, ma Orlando Maggi è un'intervista anche poco istituzionale, un amico vi avevo detto, un grandissimo direttore di gara di una disciplina quasi da odio, no però ferrea, personalmente ho constatato un'equità in questo campionato italiano, una fermezza, un pugno, una grande democrazia. Io ho ascoltato 4-5 volte in radio e a briefing un sorry, avete ragione, è così, scusate, ho sbagliato. Un grande senso di competenza. Come sta andando questo campionato italiano? Primo giorno. Diciamo non come aspettativa a livello di tempo, sicuramente come aspettativa a livello di pesce, perché sapevamo di gareggiare un campo gara dove era possibile fare tante catture, purtroppo non sono stati assistiti dalle condizioni meteorologiche. Ieri la gara, gioco forte, abbiamo dovuto ridurla alle 6 ore. La sicurezza prima di tutto, esatto, certo. Sicurezza in mare. Per quanto riguarda il discorso della fermezza, purtroppo mi trovo nella incomoda situazione di avere... Amico di tutti, ma un ruolo amico istituzionale. Amico di tutti, con un ruolo istituzionale. Persone che credono in me, perché io ho sempre dimostrato la mia trasparenza, cioè non ho tutti amici, quindi non è, se propendo per una cosa faccio un torto un altro, quindi non è nel mio costume. Potrebbero copiarci a livello internazionale con una tale fermezza con i direttori di gara a livello internazionale? Penso di sì. Beh, io sicuramente non... Ci invidiano, non ce lo invidiano. Non è sicuramente presunzione, però noi di gare all'estero abbiamo fatte e vi posso giurare, non esistono le condizioni che ci sono qui di me. Siamo cioè, bravi se siamo, su se questo, siamo italiani. Bravo, se siamo bravi, se siamo bravi, siamo ai vertici in questa disciplina e lo siamo da là alla Z. Cioè, sia nell'organizzazione, sia la competenza che nei gareggianti, perché abbiamo veramente, come diceva Franco, il fiorfiore della pede dei pescatori del mondo. Grazie perché ci siamo distinti in tutto il mondo. Grazie per il lustro che date a questa disciplina e come bene rappresentati i colori italiani nel mondo. Grazie Orlando. Grazie. Buon lavoro. Seconda prova campionato italiano, finale, a tutti buon divertimento!
Guardando il CV, il team CV in combattimento, peraltro CV conduce la classifica provvisoria, in meno di mezz'ora di partenza gara dalla radio abbiamo già sentito qualcosa come 10 strike. La giornata promette bene, il mare lo consente ed effettivamente Giampiero Cariglia ha fatto bene a portare il campionato italiano qui. Il Gargano si sta rivelando essere sicuramente tra i migliori, se non il miglior campo gara d'Italia. Tanti strike in appena mezz'ora, vediamo che succede. Quanti torni hai allamato, Luca? 4. 4. 2 persi. 3 persi. 2 persi. 2 persi. Sei stato già campione italiano, Luca? Sei stato già campione italiano? Campione del mondo 2011. Lo sapevo, era per gli amici a casa. Ecco, stanno misurando, alzano la coda. Bianco, perfetto. È perfettamente bianco. Guardiamo lo slamano. Grazie, Luca. Salvatura, bene. Pesce con l'asta significa stop al timing, fermare il cronometro. Il pesce è stato recuperato, lo si intende recuperato nel momento in cui viene toccato. A questo punto il team con molta calma applicare l'asta con molta calma per la misurazione del pesce che in relazione al timing il pesce può essere rosso, bianco o verde, massima lunghezza. Si prepara a rilasciare il pesce e con grande naturalezza questi torna nei suoi fondali.
gara, per la qualità delle acque indubbiamente è vincente, ma è vincente anche perché guardate delle mangianze ovunque ti giri in tutto il campo di gara, praticamente in maniera massiccia, cioè tonni ovunque perché tanto pesce azzurro, tanti predatori. Beh, avranno da divertirsi i nostri angler. Bene, quindi il secondo giorno dopo aver fatto registrare credo un bel po' di strike volge al termine, ci tocca andare su. Personalmente devo ringraziare chi per due giorni ha assistito un po' i nostri cameraman Ferrara e Valletta, Beppe e Alfredo Spadaccino, e andiamo a terra e vediamo un po' questo podio da quali team sarà composto. Manifestazione conclusa, la giuria sta analizzando tutto quanto è avvenuto sul campo in questi due giorni. Abbiamo la fortuna di avere il dottor Antonio Gigli, vicepresidente nazionale della FIPSAS, nonché responsabile del settore mare. La sua impressione, presidente, che le è parso di questa bella manifestazione qui a Vieste? Splendido luogo, splendida location, è stata una giusta scelta, perché ci ha ripagato in termini di cattura, in termini di tutto ci ha ripagato. Che ci dice per i prossimi mondiali e cosa vorrà dire a questi giovani e meno giovani atleti? Qui si sono poste già le basi per il futuro mondiale del 2015 che si farà in Angola, quindi atleti che sono qui sono quelli ormai che faranno parte della nazionale, altri verranno scelti con altri criteri, comunque l'equipaggio primis verrà scelto qui. In questo viaggio saremo anche coadiuvati da uno sponsor particolare, il Gattarella Resort. Attendendo il responso di questo podio, io direi di lasciare i nostri amici a vedere un attimo a chi il meritato successo. Essere il presidente di un'area protetta e avere come compito quello di preservare anche tutti gli aspetti non solo della biodiversità ma anche gli animali, in una pesca sportiva che prevede il rilascio, quindi non la cattura, il catch and release praticamente, diventa assolutamente compatibile con tutte quelle attività che l'area protetta deve svolgere, che è soprattutto rendere merito a tutti gli uomini che all'interno di quell'area, del nostro bel paese che è l'Italia, conducono queste attività sportive dando lustro non soltanto a loro stessi, ai loro equipaggi, ma anche alla nostra Italia. Terzo posto che si accomoderanno al terzo gradino, Mola di Bari, accomodatevi sul terzo gradino, applauso, applauso! Grandissimi ragazzi, un exploit incredibile. Secondo posto occupato dal capo equipaggio Fabri Renato, l'equipaggio di Albarella. Grandissimi! Si accomodano qui e entrano i premi, prego, ecco le vallette che arrivano, il nostro CT. Quest'oggi a salire sul palcoscenico per il primo posto sono capo equipaggio, Coda Michele, l'equipaggio del Duca Elia, Coda Claudio e Scarano Mauro, applauso, lo skipper del Zompo Alessandro, il primo posto di oggi. Ecco il CT che premia, poi faremo dire qualcosa anche a loro. Il microfono dov'è che devo sentire assolutamente? Dov'è il microfono? Chi me l'ha rubato? Facciamo fare le foto di rituale per voi. Intanto voi dai, un altro applauso ci sta bene ragazzi, hanno vinto. Nel frattempo che facciamo le foto vi dico l'exploit invece dell'equipaggio Gargano Tuna Fishing, di cui il presidente è Giampiero Cariglia, grande! Dici qualcosa. Sono
felice di essere arrivato prima, naturalmente. Il grande merito del nostro successo lo devo al qui presente. Vi dico qui presente perché ogni qualvolta io ho avuto dei dubbi sulle attrezzature, su tante tante cosine, è sempre stato sincero nei miei confronti. Questo ci ha permesso comunque di mettere in pratica quelli che sono stati i tuoi consigli. Qui presente c'è anche un altro vecchio maestro, Veleno, dove abbiamo appreso da lui. Dov'è Veleno? I primi. Abbiamo preso da lui i primi rudimentari. Da lì pian pianino siamo cresciuti, pian pianino abbiamo cercato di colmare il gap nei confronti dei mostri sacri di Albarella e dintorni. Diciamo che questo titolo ci servirà alla Vieste e alla Puglia per cercare di essere ancora più competitivi. Ci abbiamo lasciato il presidente Gigli, che non conosceva ancora il podio, perché il buon lavoro di tutti i giudici, ci vedete adesso in tanti, hanno portato a questo risultato. Ne avete prima del mio saluto sentite le menzioni, ed era forse la prima volta, CT, dov'è il mio amico CT Mirko, che vediamo tutti questi campioni, e possiamo dire che sono la parte migliore che ha rappresentato per tutti i team. Possiamo dirlo forte, abbiamo gli atleti più forti del mondo che per due giorni si sono confrontati qui. Questa è la rappresentanza. Grazie al presidente, due volte campione del mondo, al presidente dell'Ente Parco, ormai lo chiamo amico Gino del resort, che ci ha tenuto tutti ospiti qua. È bello vedervi, vi ho invidiato tutti, ho imparato, tifavano, avete visto come tiravano, come dei forsennati. Chissà, noi pescatori della domenica possiamo fare come loro? Boh, penso di sì. Sei bravissimo. Bravo. Grazie tanto. Questo signore con altri tanti amici ha fatto tanto, tanto, tanto. Bravi. Grazie. Grazie.